È la prima volta che Napoli ospita una manifestazione ufficiale intercontinentale di scherma e quindi abbiamo una grande responsabilità nel riuscire nel miglior modo possibile, ce la stiamo mettendo tutta e penso che verrà una bellissima cosa. Si terranno dal 22 al 29 febbraio al Pala Vesuvio di Napoli i campionati europei di scherma per cadetti e giovani. Comincia così il percorso degli atleti verso le Olimpiadi di Parigi, ma anche quello di Napoli, capitale europea dello sport 2026. Magari lanciamo una sfida più alta per il 2026, visto che questo è il primo evento del 2024 del palinsesto che porta poi di Napoli, capitale europea dello sport 2026, e quindi magari speriamo di fare qualcosa di ancora più grande nel 2026. È una promessa che abbiamo fatto ai napoletani lo scorso anno, devo dire la verità, abbiamo vinto il Comune di Napoli, ha vinto la Federazione Scherma che ce l'aveva promesso un anno fa, portiamo i campionati europei Scherma Juniores ed è questo quello il cammino che ci porterà a Capitale Europea dello Sport 2026, e cioè la possibilità di coinvolgere per tutti i tipi di sport, perché per noi non esistono gli sport minori, i ragazzi, la cittadinanza, fare conoscere tutte le potenzialità dello sport e sicuramente arrivare poi al 2026 con iniziative ed eventi ancora più importanti. Oltre 1000 atleti da 45 paesi uniti dal motto «I nostri sogni cominciano qua, sulle pedane partenopee». Durante gli 8 giorni di gare saranno assegnati 24 titoli. La firma dà solo soddisfazione, grandi soddisfazioni a tutti i livelli, a livello giovanile, a livello olimpico, paralimpico. E l'Italia tra l'altro sta organizzando in questi ultimi tempi tanti grandi avvenimenti, questo è uno di quelli che ha ancora più significati. Competizioni Under 20, Under 17, secondo me sono una bella finestra per ragazzi e ragazzi di grande qualità che vengono anche non soltanto dall'Italia vincente, ma anche dalle concorrenti al più alto livello. Fa riflettere come Napoli abbia avuto comunque dei grandi eventi neanche troppo tempo fa, dove sicuramente sono stati fatti degli interventi significativi. Mi permetto di dire e pensare che questo campionato europeo si fa al Pala Vesuvio anche perché c'è stato, diciamo, le Universiadi. È un appuntamento importante, ringrazio molto Sandro Cuomo perché insieme abbiamo lavorato a questo appuntamento, la federazione che ha mantenuto l'impegno di portare questi campionati così importanti a Napoli. È un altro momento di questo percorso di Napoli capitale dello sport, proprio per mettere al centro lo sport come grande strumento non solo di competizione ma anche di inclusione, di educazione e anche di lavoro, quindi un momento significativo per Napoli.